Ieri ho partecipato come presidente di un tribunale simbolico a un'iniziativa per la difesa delle Nazioni Unite. Yesterday he took part in an action, it's a kind of a symbolic tribunal for the defense of the United Nations. E uno dei partecipanti a questa iniziativa ha duramente condannato questa esercitazione NATO nel Mediterraneo, affermando che si tratta di una esercitazione che minaccia la pace And nel in mondo. that meeting, there was one of the speakers condemned operation at Trident Juncture being an operation which threatened the peace of this entire area. Ma io vorrei soffermarmi su un aspetto che qui forse non è stato preso in You esame. would like to focus particularly on one aspect which perhaps was not stressed sufficiently up to now. Nel corso delle indagini che ho fatto sulle stragi che sono state commesse in Italia, In the course of his research on the various massacres, the various mass murders which have occurred in Italy, dalla strage di Piazza Fontana alla strage dell'Italicus, alla strage di Piazza della Loggia. And that would include starting with Piazza Fontana in Milan in December 1969, and then the Italicus train bombing, and then Piazza della Loggia Alla strage, mid-70s. sì, ancora alla strage di Bologna And then e alle there's stragi the di large Capaci e di massacre Via in Bologna. D'Amelio, dove sono stati uccisi, massacrati i miei colleghi Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e gli uomini della scorta. He refers to the murder of other investigative magistrates, Judge Falcone and Judge Borsellino, and also members of their security detail. Si è accertato che l'esplosivo utilizzato veniva dalle basi NATO. It was found that the explosives that were used came from NATO military bases. In Italia esistono 7 basi NATO. There are seven principal NATO bases in Italy. Sono 7 logge massoniche. And those are seven Freemasonic lodges. Questo l'ho scritto in un libro che si chiama La Repubblica delle Stragi Impunite, e nessuna di queste affermazioni è stata mai He smentita. wrote, he wrote about this in a book called The Republic of the Unsolved Massacres, the Unsolved Mass Murders, and not one aspect of his analysis has ever been refuted. In alcune di queste basi si riunivano terroristi neri, esponenti della NATO, ufficiali della NATO, mafiosi, And in these bases we had meetings that were attended uomini politici italiani e massoni NATO officers, alla vigilia di fascist terrorists, attentati. Questo criminals. è stato riferito da testimoni diretti. And for all of this there were witnesses who will testify that this is what happened. Questo accade dai primi anni 60. Ininterrottamente, And this is uomini the della phenomenon that we NATO. find beginning at the beginning of the 1960s and then continuing without interruption. Erano in contatto con terroristi neri, sicché io sono convinto che la NATO ha avuto un ruolo negativo nella dinamica democratica di questo paese, ma non solo di questo paese, ma anche di altri paesi So dell'Europa. the contacts of NATO, the NATO structure with fascist or right-wing terrorists suggest to him that NATO has had a profoundly negative role in the evolution of democracy in Italy, also in other countries. Ecco, io non vorrei dilungarmi troppo, comunque vorrei dire tra l'altro che queste esercitazioni, queste iniziative della NATO mettono in pericolo la pace ed espongono prima di tutto l'Italia al pericolo di rappresaglie da parte di paesi che ovviamente ritengono di doversi difendere Without dall'Italia. going into too much detail about this, he would like to point out that participating in these NATO exercises and drills is dangerous for Italy in that it exposes Italy to retaliation, to counterattacks from countries that might get involved in these things at a later point. Per molti anni anche io ho creduto in buona fede
che la NATO fosse un'organizzazione difensiva della pace e della sicurezza. Non era così. The judge himself mi sono sbagliato. Many years that that NATO was indeed a defensive organization and therefore promoting peace. But il problema è che la disinformazione, il silenzio della stampa impedisce a gran parte della pubblica opinione di conoscere queste tremende verità. The problem is in part that the silence of the newspapers, disinformation, make it impossible for the public, the average person, to know what is going on. Mi sono occupato anche, come sa Giulietto Chiesa, che ringrazio per avermi invitato, della vicenda dell'11 settembre. He also studied the question of September 11th and working together with Giulietto Chiesa on this. Stiamo cercando di conoscere la verità, che per me è abbastanza chiara. So he's trying to get to the bottom of the September 11th, and for him the reality is clear enough. È stata un'operazione Gladio, è stata, cioè sapevano. Ecco. Quindi il problema è che, ripeto, bisogna uscire dall'ambito di questo movimento per cercare di portare all'esterno questi grandi problemi che minacciano la pace e la sicurezza e che possono provocare una guerra devastante per tutti quanti noi. Vi ringrazio e vi esprimo la mia solidarietà e la mia amicizia.